Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è Belen Rodriguez. Quest'anno ha condotto con brillantezza, insieme a Teo Mammucari, le puntate invernali e primaverili dello storico programma Mediaset Leiene. Proprio in occasione dell'ultima puntata annuale, la showgirl argentina si è resa protagonista di alcune dichiarazioni. In occasione dell'ultima puntata della 25esima edizione del programma sono stati chiamati in studio Stefano De Martino, il quale ha rifatto pace con Belen, e il rapper italiano Marracash. Ma cosa ha detto Belen su Stefano De Martino? Belen Rodriguez e il riavvicinamento a Stefano De Martino. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. A confessarlo nelle ultime settimane è stato proprio il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, con queste parole: se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato. Nel presentare Stefano De Martino in studio, Belen ha pronunciato queste parole sarcastiche: qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino. Stefano De Martino durante il suo monologo alle Iene ha anche tirato una frecciatina, involontaria, a Barbara D'Urso. L'ex ballerino di Amici, infatti, ha detto: oggi chi si esprime in pubblico è necessariamente chiamato a fare qualcosa di speciale, unico ed irripetibile. E io quindi mi sono chiesto, perché? Viviamo nella fiera del superlativo, gli ospiti sono sempre straordinari, gli show sono sempre sensazionali, le modelle sono sempre top, i libri sono sempre best seller e le notizie sono sempre shock. La parola shock è un chiaro riferimento a ciò che Barbara D'Urso propone giornalmente nei suoi programmi. Ma cosa ha detto Belen? L'ironia di Belen. In uno dei momenti ironici del programma Belen ha letto alcuni commenti contro di lei su Twitter. Questo è il contenuto del messaggio letto da Belen in riferimento al compagno Stefano De Martino: sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti, cara Belen Rodriguez, scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino. Belen si è messa a ridere nel leggere il tweet, ma ci ha tenuto a rispondere per le rime. Queste le sue parole: in realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun'altra gli è piaciuta abbastanza. Già nelle settimane precedenti Belen aveva risposto ironicamente in modo simile a un tweet arrivato in trasmissione: a vuoi assaggiare Stefano? Dici che invecchia bene come il vino, si è verissimo. Vabbè dai, diciamo che forse in futuro potresti anche assaggiarlo, perché tanto tra un po' forse ci lasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi in quel caso potresti anche essere una scelta di De Martino. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.